Voglio salutare, dovrebbe essere collegato con noi da Torino, Pier Giorgio Di Freddi, matematico, logico, saggista italiano, in libreria con Dizionario della Stupidità. Ben trovato, professore Di Freddi. Mi spiega il perché del fenomeno? La cosa è semplice in realtà, perché la Luna gira intorno alla Terra, no? Solo che non gira su un'orbita rotonda, come pensavano fino al 500 Copernico e Galileo, bensì gira su un'orbita ellittica, no? La Terra si trova in un fuoco. Quindi a volte un po' più lontana e a volte un po' più vicina. Questa sera sarà molto più vicina del solito. E la cosa interessante è che queste cose ovviamente funzionano e succedono spesso, una volta al mese, perché l'orbita lunare è di circa un mese. Solo che questa volta questo fenomeno di essere la Luna nel punto più vicino alla Terra si combina col fatto che sia anche di luna piena, cioè che quindi sia completamente illuminata dal Sole. E allora le quindi due promette cose, di essere uno spettacolo veramente bellissimo. Certamente, se piace vedere gli oggetti celesti, anzitutto, come piaceva ad esempio agli antichi, e poi naturalmente ci deve essere il cielo scoperto, non è detto che ci sia, ma comunque Tempo permettendo.